Ciao! Allora, come avrete capito dal titolo, questo è un video di collaborazione con due ragazze molto molto speciali che voglio ringraziare e salutare. Sono Alessia e Valentina. Abbiamo deciso di fare questa serie di video che comincia con Capodanno, perché Capodanno è un evento, insomma, dell'anno. Come avete capito dal titolo, sceglieremo due outfit di due stili completamente diversi. Perché Alessia e Valentina appunto si occupano spesso di outfit, insomma, di moda, e hanno due stili completamente diversi, e io mi occuperò di abbinare a questi due outfit che loro creeranno due look diversi, appunto, altrimenti non avrebbe senso. Questo è il primo look, ed è il look per Capodanno per l'outfit di Alessia. È un look molto molto classico, ma anche molto d'effetto, e che sta bene praticamente quasi a tutte. Ed è un look da pin-up. Io spero che si veda. Ho delle luci nuove e una postazione nuova, quindi spero che si veda bene il tutto. Cerco di avvicinare, forse si vedrà. E al posto dell'eyeliner, per non caricare troppo gli occhi, ho voluto usare l'ombretto nero sfumato e sulle labbra una tinta per labbra di Catrice che mi piace tantissimo. Niente, io spero che questo look vi piaccia, e subito dopo vedrete l'altro look ispirato all'outfit di Valentina. A dopo. Eccoci qua, allora cominciamo dal fondotinta, questo è di Max Factor ed è un fondotinta che fa un bel effetto abbastanza matto. Lo applico con un pennello cicciotto tipo kabuki, come questo di Sephora. Lo distribuisco sul viso molto normalmente, insomma, e applicherò il correttore dopo. Infatti adesso, appena c'è il taglio, ecco qui. Questo è il pennello da sfumatura che utilizzerò per sfumare il correttore. Prima ne applico uno strato di questo di Benecos, che è un po' più scuro, con il dito, perché si asciuga molto velocemente ed è difficile da stendere con i pennelli. Quindi vado con il dito, che lo scalda un po' di più, e lo stendo su tutta la zona sotto l'occhio. E poi prendo un correttore di questo qua, la Court Perfect di L'Oreal, che è più chiaro, e lo utilizzerò per illuminare. Infatti lo applico alla base dell'occhiaia e lo distribuisco poi con il pennello da sfumatura, quindi mi illumina la zona sotto l'occhio e me la uniforma con il resto dell'incarnato. Poi, passando agli occhi, ho già applicato la base di Essence e poi vado per gli arcobaleni, che è questa bellissima palette. Prenderò un colore che è molto simile al colore della mia pelle, e quindi scegliete una tonalità che è vicina al vostro colore di pelle. Applico un po' così a caso su tutta la palpebra mobile, tanto la differenza non si vede ed è un colore assolutamente matte. E sono andata per i matte perché li preferisco. L'unico colore shimmer è proprio questo qui, che è un illuminante un po' più chiaro, sempre abbastanza tenue. Lo applico, insomma, sotto il sopracciglio e all'angolo interno dell'occhio e mi dà un po' più di luminosità, ma niente di molto shimmeroso, ecco, non voglio esagerare con gli occhi. Infatti anche l'altro colore che userò, ovvero con un pennello da sfumatura, prenderò quest'altro marrone, che è un marrone medio freddo, e lo applicherò all'esterno nella piega e per delineare la piega. Quindi se avete una piega dell'occhio un po' corta, cercate di delineare al massimo, quindi di costruirvi un'altra piega dell'occhio. Io più o meno ce l'ho e quindi mi limito a seguire la mia e sfumo finché non ottengo un effetto abbastanza naturale. Appunto, ripeto, non voglio caricare troppo gli occhi. Ha comunque la voce un po' da transessuale perché sono raffreddata. Ed ecco fatto. Prendo un marrone un po' più scuro, matto sempre, con lo stesso pennello, e scurisco solo l'angolo esterno dell'occhio. Lo farò anche sotto e faccio così per dare un po' più di profondità allo sguardo. Poi prendo un pennello angolato morbido, prendo il nero matto e lo utilizzo come fosse un eyeliner. Faccio una riga media, né troppo sottile né troppo spessa, senza flick, senza codine, una codina proprio appena accennata e poi molto sfumata. Vi consiglio, se avete una palpebra mobile molto sottile, molto piccola, di fare una riga molto fine, molto attaccata alle ciglia. Al contrario, se avete una bella palpebra mobile enorme, potete tranquillamente fare anche un rigone tipo autostrada e vi starà benissimo comunque. Qui sto sfumando, sfumo sfumo col pennello angolato sempre verso l'alto, mi dà un bel effetto un po' più definito, però sempre, insomma, sfumato. E
Adesso farò lo stesso sull'altro occhio, ovviamente, per non sembrare una pazza, e lo farò anche sotto, quindi tamponerò il colore, il nero, anche all'attaccatura delle ciglia inferiori fino a metà della palpebra inferiore, per dare un po' più di continuità e un po' più di definizione anche sotto. Se avete una bella, occhi belli distanti e grandi, potete anche farlo fino alla fine dell'angolo, fino all'arrivare fino all'angolo interno. Adesso con un pennello da sfumatura a penna sfumo tutto questo nero messo per dare ancora un effetto ancora più sfumato. E praticamente con gli occhi abbiamo finito, perché vado con una matita color carne all'interno dell'occhio per illuminare e ingrandire. Cosa che faccio raramente, però con questo look stava molto bene. E poi vado di piegaciglia e mascara. Piegaciglia per dare un effetto un po' più ricciolino alle ciglia, visto che non userò ciglia finte, non per niente perché non ce le ho in questo momento e non potevo neanche uscire, sono malata. E insomma, do questo aspetto un po' più riccioluto alle ciglia e poi vado di mascara, Smoky Lash, che mi dà un bel effetto bello incurvato. E se avete appunto le ciglia finte, con questo look stanno benissimo, come si dice a casa mia, è la morte sua, quindi mettetecele tranquillamente, altrimenti tenetevi sul mascara se avete un buon mascara. E questo è l'effetto finito degli occhi. Vi faccio anche una sbattuta di ciglia. Plim, 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 plim. Bene, adesso fisso il fondotinta con la Fix & Matte, che è questa cipria di Essence fantastica che amo. Ecco qui, applico molto semplicemente e poi come contouring uso il duo di Elf, questo qui col blush e il bronzer, uso il bronzer insomma, e faccio un bel contouring. Voi fate il contouring secondo la vostra forma del viso, ovviamente. Io la metto sotto gli smetto sotto gli zigomi per sembrare più magra, tentativo quasi inutile, però lo faccio. E poi lo metto anche sotto il mento per sembrare meno cicciottella. Però insomma, qualcosa serve, soprattutto in foto. Voi adattatevi alla vostra forma del viso. Poi prendo un brush di Kiko, questo qua della Siberian Flower, che è un rosa molto tenue, e lo applico solo sugli apples of the cheeks, come dicono le Pixie Woo, e insomma sulle guanciotte. Poi prendo un illuminante, questo di Elf, un illuminante abbastanza discreto. Se avete un bello illuminante un po' più potente va bene comunque, ci piace comunque, e lo applico dove mi piace, insomma scegliete voi. Poi prendo questo rossetto, penna rossetto insomma di Catrice, che si chiama tipo Red and the City, una cosa del genere, e è bellissimo perché è molto molto rosso, un bel rosso a base fredda. E prima delineo il contorno delle labbra per evitare di fare pasticci, poi riempio tutto il resto della mucosa labiale, quindi delle labbra vere e proprie, e faccio anche sopra, se no sembro una pazza, idem come prima. E poi applico questo gloss di Essence, questi delle Stay With Me, come si chiamano, e comunque è molto carino questo perché il rosso ed uniforma bene tutte le labbra, e questo è l'effetto finale. Rieccomi, questo invece è il look ispirato all'outfit di Valentina, è decisamente più strong e più scenografico. Ho usato due colori principali, sono l'oro, preso dalla palette Naked, comunque lo vedrete, e un color borgogna prugna perché ho pensato ai capelli di Valentina. Comunque, filo conduttore è l'oro, che riprenderà, come vedrete, gli accessori dell'outfit di Valentina. E le labbra sono nude, il blush è leggermente violaceo, ma un poco poco. E le labbra sono opzionali perché se avete coraggio potete fare questo, ovvero fare labbra ancora più prugnose. Insomma, ho tamponato sulle labbra questo rossettino di Kiko, che è il 522, questo color scurissimo. E poi ci ho messo sopra insomma un'abbondante passata di questo Stay With Me di Essence, il numero 06 Bury Me, molto molto carino. Le labbra sono così, io sinceramente preferisco questa versione, per me è tutto più uniforme, però naturalmente le labbra nude sono sempre una valida alternativa. Niente ragazze, io spero che questo tutorial vi piaccia, questi due tutorial vi piacciono, spero che andate, vi linko giù ovviamente i video degli outfit di Alessia e Valentina, che sono molto molto carini, e potete trovare spunto sia se avete uno stile un po' più classico, sia se avete uno stile un po' più Valentina. E niente, io non so quale farò dei due, non ne ho idea, dipende da come mi vestirò, e spero che passate un buon capodanno, voglio augurare un buon anno a tutte, un buon anno ad Alessia e Valentina e un bacione, ciao!
Sono tornata in versione telecronista per il secondo look. Applico come base il correttore, questo mousse di Maybelline, che funge abbastanza bene come base, devo dire. Come correttore, un po' meno, almeno su di me. E poi, fatto questo, applico un acqua cream. Questo è un campioncino di Makeup Forever. Applico il numero 13, che è un doratino un po' rosatino, insomma, è un color champagne, ecco. Sembrano pillole, ma non lo sono, e lo applico con un pennello sintetico molto molto velocemente perché sennò s'asciuga e non lo leviamo mai più. Sento pareri molto negativi su questi prodotti, invece una volta che li sai usare sono veramente veramente buoni. Insomma, applico su tutta la palpebra mobile, con la velocità della luce. E adesso prendo dalla Naked, il color dorato, con un pennello abbastanza piccolo, il color dorato che dovrebbe essere half baked. Prendo insomma un dorato qualsiasi e lo tampono su tutto l'ombretto in crema che ho messo prima. Lo tampono insomma in maniera abbastanza uniforme. Poi con un pennello penna piccolino prendo dalla Bad Girl di Sleek un color borgogna matto, che avrete capito che è un colore che mi piace molto. E lo applico prima nell'angolo esterno, insomma, faccio una V esternamente per dargli definizione, per evitare di fare schifezze. Vedete, disegno una V molto semplicemente e poi con un pennello da sfumatura e un altro pochino di quello stesso colore sfumo. Sfumo, sfumo, sfumo arrivando fino all'angolo interno dell'occhio. Poi con un pennello un po' più morbido sfumo ancora di più i contorni, l'ho fatto anche sotto ovviamente, e poi continuo ad applicare a sfumare finché l'effetto non mi piace, non ne sono convinta. Poi con il pennello penna prendo il nero, un nero matte, e disegno l'angolo esterno della piega dell'occhio, andando anche sotto, e quindi do profondità a questa cosa color prugna che sembrava un pugno nell'occhio, soprattutto su di me che sono bianchissima. Sfumo, sfumo, sfumo. Adesso riprendo il dorato che si è un po' sbiadito sfumando, sfumando e lo riapplico tamponandolo per dargli maggiore intensità e per farlo tornare come prima. Lo applico anche all'angolo interno dell'occhio, sempre per il fatto della luminosità. Vogliamo essere luccicanti a Capodanno. Ecco fatto. Adesso sfumo, 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 sfumo anche sopra. Non metto illuminante, se vi piace mettetelo sotto il sopracciglio. E poi prendo questo pigmento color borgogna di cui non ho idea quale sia il nome, comunque di Coastal Sands credo, me l'ha regalato Alessia, me l'ha mandato, quindi non so. Comunque è un bel borgogna un po' glitterato, quindi usate un borgogna glitterato qualsiasi e ce lo mettete sopra, quindi io lo sto tamponando che ora si rende il colore più intenso. Poi prendo il gel eyeliner di Essence, questo è lo 01 quello nero, e faccio una riga di eyeliner molto semplicemente. Certo, semplicemente una parola grossa, visto che io sono un po' cieca e quindi se non mi avvicino allo specchio non mi vedo. Infatti questa riga di eyeliner è stata un'impresa, perché volevo farvela vedere. Comunque, una riga di eyeliner molto semplice. Non faccio la codina, perché ultimamente la codina non mi piace più. Però, se vi piace, fatela. Potete anche farla un po' più esagerata. Tanto siamo in ambito Capodanno e non fa mai male. Poi, fatta la righina di eyeliner, prendo una matita nera. Questa è la Smolder di MAC e la metto tutta all'interno dell'occhio. Insomma, delineo la rima inferiore e poi vado con, insomma, pettino le sopracciglia, cerco di renderle un po' più ordinate e meno antipatiche. Poi piego le ciglia di nuovo e applico il mascara. Stavolta applico il Day Tonight di Rimmel, che è un altro mascara che mi piace molto, e vado per mascara. Idem per come prima, se avete le ciglia finte vanno benissimo. Poi applico lo 04 della Chic Chalet come blush, che è un viola, che però diventa un bel rosino molto bon ton. Come illuminante questo ombretto della Virtual, che è uno champagnino chiarissimo, quindi un illuminante qualsiasi, nei punti di come prima dove mi piace. Poi per le labbra applico questo gloss, che è un gloss di Madina, un gloss color proprio labbra, carne. Lo stendo con il dito, molto semplicemente. Qui stavo lottando con un capello e lui ha avuto la meglio. E poi, insomma, ci tampona sopra un gloss di Astra che è tipo un dorato shocking, tipo un dorato fluo. Ne metto un poco al centro e poi lo distribuisco con il dito. E questo è l'effetto finale. Un bacio, ciao!